chiamo. Può venirci addosso. Dovremmo partire con il corpo delle cucine, tre cucine, due, tre tensostrutture, tre giusto? Tre tensostrutture, abbiamo diversi materiali tendati che sono date da pagode, tende pneumatiche, sono circa una ventina. La, quella che vedete qui alle mie spalle è la cucina rotabile. Questa cucina è in grado di sfornare 1000 passi all'ora ed è operativa nel momento che arriva sul posto dell'intervento in 2 ore. Insieme poi a un altro pezzo di un nucleo cucina si riesce poi anche a dare alla popolazione colpita eventualmente dal sisma 2000 passi all'ora in continuo. Dovrebbero essere 30 persone fra volontari e personale dipendente per la partenza e siamo solo in attesa dell'autorizzazione. Allora Sindaco, anche lei qui al centro Fenoglio per assistere ai preparativi per la partenza imminente degli uomini e mezzi del centro Fenoglio per andare a portare aiuto e assistenza alle popolazioni terremotate del sisma di questa notte. Sì, sono venuto a salutare il comandante Schinto che è rientrato dalle ferie per assistere ai preparativi della colonna che partirà nelle prossime ore a soccorso delle popolazioni terremotate. Si stanno appunto allestendo tutti i macchinari necessari e poi nelle prossime ore partiranno, e questa è la dimostrazione che il centro Fenoglio gestito dalla Croce Rossa è al di là di tutte le operazioni umanitarie che sta facendo, quindi centro di prima accoglienza, centro SPRAR, è un centro perfettamente operativo per le emergenze nazionali, e questo va ovviamente a merito di chi lavora in questo centro.